Roberto Marciante, 62 anni, era stato arrestato nel 2012 per estorsione. Era stato sorpreso in flagrante con una mazzetta in tasca e il pizzo appena riscosso dal titolare del bar all'interno del Palazzo di Giustizia di Palermo. Poi, poco dopo, era stato rilasciato per un vizio di forma, ma alle spalle anche una condanna a 7 anni di carcere nel 2002 per associazione mafiosa ed è ritenuto contiguo alla Cosca dell'Acqua Santa, per la quale avrebbe più volte fatto da prestanome. E lui il destinatario del provvedimento di confisca eseguito dalla Guardia di Finanza di Palermo. Appartamenti, box, auto, ma anche libretti di deposito e quote societarie, in tutto un patrimonio da oltre 1 milione di euro che gli era stato sequestrato un anno fa e ora passa definitivamente allo Stato. L'imprenditore, secondo le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, avrebbe svolto funzioni di prestanome per conto dell'organizzazione mafiosa e condizionato le attività economiche nei cantieri navali di Palermo, intervenendo nell'illecita acquisizione, spartizione e gestione degli appalti. Nell'aprile del 2012 era finito in manette insieme ad altre 3 persone per aver imposto il pizzo al titolare del bar del tribunale. La vittima si era ribellata, aveva denunciato, da lì l'operazione della polizia che per arrestare i 4 estortori aveva messo in scena anche una trappola, finendo per sorprenderli ancora con 18.000 euro in tasca. Era la seconda rata appena riscossa in un capannone di via Cervantes e gli agenti avevano ripreso tutto. Un arresto che fece notizia, quello non solo perché i mediatori dell'estorsione erano parenti della vittima, ma soprattutto perché fu proprio Marciante a fare ricorso al tribunale del riesame che lo accolse, così l'uomo e gli altri arrestati insieme a lui era stato scarcerato. L'inchiesta è solo all'inizio e che dietro questa storia dell'orrore possa esserci la mafia resta tra tutte l'ipotesi ritenuta dagli investigatori più plausibile. Intanto il cimitero di Bagheria, teatro della macabra scoperta, continua ad essere meta di persone che si sono recate sulle tombe dei propri cari, non solo chi è direttamente coinvolto ma anche chi temeva di esserlo o chi, spinto dalle notizie di cronaca, voleva controllare di persona. Sabato in molti sono stati convocati per verificare se tra quei corpi profanati e bruciati vi fossero quelli dei propri familiari o anche solo resti o oggetti utili per l'identificazione. Sul fronte delle indagini, la pista più accreditata sembra essere quella di un giro irregolare di estumulazioni gestita dalla mafia. A parlarne è stato anche il pentito Sergio Flavia, che starebbe ricostruendo gli ultimi 30 anni di storia del mandamento, i cui vertici sono tradizionalmente legati a Bernardo Provenzano. Adesso il clima è più sereno, possiamo lavorare per approvare definitivamente il testo di riforma delle province. Parola del presidente dell'ARS Giovanni Ardizzone, che presiderà la ripresa dei lavori d'aula fissata per domani. C'è attesa per questo ritorno a Sala d'Ercole dopo i 3 KO subiti dalla maggioranza durante la discussione dei primi articoli della legge. L'ultimo proprio l'articolo 2, con l'emendamento dell'opposizione, era stato espresso parere contrario dal governo e dalla commissione affari istituzionali, che ha alzato da 150.000 a 180.000 abitanti la soglia per l'istituzione dei nuovi liberi consorsi tra i comuni. Ma il problema resta però ancora una volta politico, perché nonostante il serrate le fila imposto da Crocetta ai deputati, questa maggioranza si appresta a vivere un'altra settimana di passione. Con una procedura semplice e intuitiva, i cittadini potranno collegarsi al sito www.aspopalermo.org e richiedere l'esenzione per reddito dal ticket, il tutto quindi con un semplice clic. Il servizio sarà attivo dal 1 marzo. L'ASP di Palermo è la prima in Italia che ha informatizzato questa procedura, dopo aver già attivato lo scorso 23 dicembre, sempre online, il cambio del medico di base.